Allora, lo special di oggi è uno special particolarmente tosto, perché parliamo di matematica, però cercheremo di non renderlo. Anzi, no, in verità lo renderemo difficile, che non ce ne No, lo frega un cazzo. renderemo difficilissimo. Che cazzo Non... dici? Sì, ma infatti non ce ne frega proprio niente. Comunque, abbiamo un ospite che è Fosco Loregian, che insegna all'università di, non mi ricordo già più, di Tallinn, Estonia. Tallinn, in Estonia. E parleremo della matematica nel cinema, o meglio, parleremo del perché il cinema non è mai riuscito ad approcciarsi adeguatamente con la matematica. Ci sono, penso, molti più film di quelli che in realtà ci siamo detti in privato sulla matematica. Per lo più Sì. sono cosiddetti biopic, quindi delle biografie di matematici. Ce ne sono davvero pochi che tentano di parlare di matematica in senso astratto, o comunque parlando della disciplina o di quello che si fa nella disciplina e non di, così, di scienziati facendo il solito gossip, perché poi questo problema ce l'hanno anche i film sui pittori o sui fisici e il problema dei biopic in generale. Però secondo me, mentre io riesco a trovare qualche biopic di pittore interessante, mi viene in mente Pollock di Ed Harris, che è un gran bel film, non riesco a trovarne uno di un matematico che sia anche leggermente decente. E vabbè, quelli più famosi sono The Imitation Game, quello su Turing, che insomma, per me ha il problema principale che è un film su Turing e non si nomina mai la logica. E Turing era un logico. Però onestamente io l'ho visto tempo fa, non so se Fosco Io l'ho ce l'ha più fresco. visto poco, non tantissimo tempo fa, per la prima volta, e ho la stessa impressione, nel senso che proprio uscendo dal cinema, il mio commento è stato: ok, io sono un matematico, però perché non si è mai parlato di niente che avesse a che fare con la matematica, nemmeno da un punto di vista, non dico, cioè, semidivulgativo. Il mio Sì. punto è difficile fare un film sulla matematica perché non lo fanno i matematici, che sarebbero ben capaci di mostrare. Cioè, Turing ha avuto una vita che ne escono tre di film, non uno. E lo stesso Erdős, lo stesso John Nash, perché un altro film che mi hai costretto a riguardare facendomi cristonare in tutte le lingue è Beautiful Mind, che ne parleremo diffusamente, credo, perché Sì. ho delle cattiverie non gratuite da No, più che altro in The Imitation Game la cosa che c'è da spiegare è quantomeno la macchina di Turing, visto che alla fine parla di quello, ma non si spiega, cioè si dice solo alla fine che, ok, ha ispirato, c'è scritta proprio una cosa del genere, se non sbaglio. Insomma, tutta questa macchina che ha costruito ha sì. ispirato il moderno computer, e sti cazzi, cioè così sembra che Turing ha fondato l'informatica e basta. Quando il concetto è un pochettino più avanti, a parte che poi il computer sarebbe la MTU, non la MT, insomma, basic. Però ecco, non si parla per niente di questa cosa, di qual è il problema che c'è dietro, perché secondo me è qualcosa di affascinante anche da narrare. Sembra che Chiaro. lui sia entrato a Bletchley Park, abbia aiutato a costruire questo macchinario che ha decifrato Enigma, e da lì gli sia venuta in mente l'idea del computer. In realtà il paper della macchina di Turing è precedente, credo che sia del 36, se non sbaglio. E quindi in realtà è l'esperienza di Bletchley Park che è ispirata alla sua ricerca logica precedente. Sì. Quindi, anzi, sarebbe stato carino far capire a chi vede i film che il computer nasce da un problema astratto, fondamentalmente. Cioè, mi sembra una cosa Certo, interessante da assolutamente. far capire. Assolutamente, sì. Poi che altro, insomma, non c'è un granché. Vabbè, lui è bravo, l'attore Benedict Cumberbatch. È bravino, anche se c'è quel pezzo che succede. Erano più interessati a dire che fosse gay piuttosto che parlare di matematica. Ma c'è Questo quel è vero. pezzo cringe in cui lui dice sono gay tranquillamente, che boh, vabbè, insomma. Sì, tutta questa
è un concetto che esprimerò molte volte in maniera diversa, ma c'è questa idea che per fare un film che parla di matematici, perché alla fine questo è Turing, John Nash, Ramanujan, eccetera, devi scegliere se parlare dell'uomo o dello scienziato, senza una senza nessuna possibilità di esplorare una sorta di terreno comune a questi due mondi, che sarebbe però quello più interessante. Voglio dire, Pi greco, il teorema del delirio è un film dove i personaggi sono praticamente a sé, non sono, manco ti ricordi come si chiamano dopo che hai visto come interagi, perché c'è questa dimensione claustrofobica, metafisica, la cabala, la numerologia, la colonna sonora fighissima secondo me, ma le persone sono assenti nel grande schema numerologico dell'universo. Viceversa, cazzo, The Imitation Game sembra una storia, la storia della scoperta della omosessualità di Turing in una società dove inavvertitamente lui dice: "Ops, ho inventato una macchina che ha fatto finire la Seconda Guerra Mondiale". No, sì. Voglio dire, ci sarebbero cazzo di cose interessanti da raccontare, la vita di Galois, la stessa vita di Hilbert, ma anche un film più decente della serie semi-merdosa di Netflix su Kaczynski. Cioè, non l'ho vista, tra l'altro. Delitto, nel senso, voglio dire, è né brutta né bella. Cioè, tu la vedi e dici, ok, ma per dire, mille altri esempi, un film su Cantor, un film su Gödel, un film su Perelman, capisci, ci sarebbero delle cose da raccontare che ti fanno vedere quanto interconnesso è il matematico con l'uomo e quanto è profondamente umana la pratica matematica, quanto è profondamente creativa e soprattutto quanto è affine come mezzo di comunicazione, il linguaggio matematico, squisitamente visivo e quindi tanto comune al mezzo di comunicazione cinematografico. Cioè, in matematica capisci le cose quando le vedi. E al cinema vai e vedi. Si concentra poco sul linguaggio, che invece è una cosa interessante. Spesso il linguaggio matematico è nelle lavagne, dietro al protagonista, e piene di formule per far capire che lui è molto intelligente. Sì, sì, sì. Invece sarebbe bello vedere, e poi in un cartone di cui parliamo alla fine, ogni tanto si vedere queste forme e queste formule che si muovono, che interagiscono. Tra l'altro tu hai fatto degli esempi ottimi, perché Cantor, Gödel, Perelman, persone che in cui è difficile scindere le vertigini del pensiero dal loro delirio a un certo punto. Effetti hai ragione che secondo me Aronofsky voleva fare una cosa del genere con Pi greco, senza prendere nessun matematico famoso. Però è vero che quello che ne esce fuori, quello che hai detto tu, è una specie di misticismo, visione mistica, cabalistica della matematica, che è figo da vedere, però ti perdi qualcosa, rimane sempre la sensazione per chi lo guarda e non è del campo, che sia qualcosa di inaccessibile a lui, quando invece sarebbe carino far capire quali sono non per forza fare il didattico, il didascalico nei film, però quali sono in realtà le diramazioni concrete di quello che si sta facendo. Cioè, sì. Cosa ha a che fare con la tua vita che guardi, perché comunque, senza essere troppo, troppo divulgativi, perché non ci piace molto. Ti faccio un esempio concreto, perché un altro dei motivi per cui ti odio è che mi hai costretto a guardare quella merdata di Flatlandia. Ora, Flatlandia è una bella storia, ma è in un contesto storico, politico, sociale, eccetera, diverso. Cioè, ti perdi qualcosa se lo espungi da questo contesto. E poi il documentario, quella sorta di cosa in stop motion che mi hai fatto vedere, è una cagata, se non altro perché è soffuso di questo sessismo Abbott stesso era soffuso di un sessismo molto vittoriano.
il mio punto è, sarebbe bellissimo fare un film dove c'è una storia di fondo, che può essere una storia d'amore, thriller, spionaggio, giallo, che cazzo vuoi, ma l'universo dove avviene è un mondo che è uno spazio iperbolico a tre dimensioni. Quindi i viaggi funzionano in modo completamente diverso. L'interazione con gli oggetti funziona in modo completamente diverso, i personaggi sono costretti hanno delle libertà o dei vincoli che noi non abbiamo, e per esempio facendo il giro di una stanza tre volte la dimensione della stanza cambiano, e facendolo due no, e facendolo mezza i quadri in cui la persona guarda verso destra, dopo mezzo giro di stanza guardano verso sinistra. Quindi una serie di cose che coinvolgono la vita quotidiana diventano magicamente surreali, diventano magicamente... E quindi c'è questo universo che uno può usare in maniera comica, in maniera quasi metafisica, in maniera borghesiana, in maniera kubrickiana, in maniera... Il punto è, la matematica è una serie di regole per costruire oggetti, e il cinema è una maniera di raccontare storie, cioè di dedurre una serie di conseguenze da dei dati iniziali che sono il prologo della storia. È chiaro che questi due modi di espressione si parlano molto intimamente, però nessuno è in grado di farli scopare come si deve. No, ma infatti molti, molti studiosi di cinema parlano spesso del cinema come una specie di... ne parlano anche in termini di mondi possibili, ok? E in effetti è così. Sì. Tu prendi un film, è un mondo possibile, che può avere relazioni di accessibilità col nostro mondo o meno, ok? A seconda che sia un film realistico o fantasy o... E in effetti c'è questa analogia con la matematica. Ok, allora fai un film in cui... l'universo in cui ti muovi è appunto uno spazio iperbolico a tre dimensioni, ok? Cioè, in realtà potremmo anche scrivere un soggetto e mandarlo a Nolan, secondo me lui la fa subito, ci mette la storia dell'amore, chiaramente questo è chiaro. Chiaro. Sì, sì, bisogna assolutamente c'è un filmettino di Alex de la Iglesia che si chiama Oxford Murders, che c'è un'idea di fondo che è simile, però lui non la sviluppa minimamente, che è quella di fare un giallo in cui indagano due matematici, un professore che è John Hart e l'allievo che è Elijah Wood. E purtroppo, a parte nei primi 10 minuti dove lui dice delle cose interessanti, sembra un po' un mezzo Carnap, così, in realtà la soluzione del giallo è geniale a suo modo, è un po' contorto in maniera... è anche autoreferenziale, un giallo dove nessuno ha ucciso nessuno e tutti hanno ucciso tutti, è una cosa un po' strana, in cui il detective è l'assassino oppure no, non si capisce, però lui non sviluppa fino in fondo questa cosa, cioè fai fare le indagini a due matematici, bene, allora muoviti su questo filo un po' surreale, astratto, e invece poi diventa una roba anche lì più di gossip, mettiamola così. Però vabbè, quello è un peccato. Comunque, tolto The Imitation Game e Pi Greco, perché abbiamo detto un po' di cose, direi di parlare del tuo film preferito in assoluto, che è A Beautiful Mind, forse il miglior biopic della storia. Sì, sì, Cosa non va in A Beautiful Mind, a parte il fatto che John Nash è un fisicato incredibile, che vorrei capire quando ha avuto tempo di scoprire cose, se è andato in palestra così tanto in quel film... No, vabbè, esattamente. No, a parte una caratterizzazione che, vabbè, era praticamente, cioè, se lo vogliono scopare tutte e lui è imbranato e dice ok, allora scopiamo, che voglio dire, se arriva Russell Crowe al bar e ti fa ciao, scopiamo, non so cosa si suppone che io dica per avere un rapporto sessuale con te, io credo la tipa dica ma niente, cosa vuoi che ti... Sei Russell Crowe. Quindi, a parte quello che è, se vuoi, la maniera in cui i matematici si sfidano a trovare partner, così sono gender neutro, quando lo dico, con questa frase che è diventata mimetica, ma cosa c'è che non va con questo film? Beh, che per esempio... che la matematica non funziona come viene raccontata, cioè se tu sei uno studente di... Innanzitutto
c'è un falso storico, uno, ce ne sono tanti. Primissimo, John Nash era... si sapeva che fosse un genio, nel senso che ha dimostrato delle cose fantasmagoriche prestissimo e non è arrivato a Princeton sulla fiducia, ci è arrivato perché una sua lettera di presentazione diceva è un fottuto genio, cioè la lettera di presentazione di non mi ricordo chi fosse è composta delle seguenti parole: he is a fucking genius. Quindi, ah, cazzo, non lo sapevo. E quindi capisci che quando sventagli questo foglio poi a Princeton ci vai e se non altro tieni testa al tuo nome. Poi, in secondo luogo, la maniera in cui ha scoperto la teoria dei giochi, cioè si potrebbe fare una riflessione molto bella e molto interessante sull'ironia di fondo che una persona con dei problemi di relazione poi abbia enucleato questa teoria super efficace per descrivere proprio le interazioni umane, cioè proprio la cosa che in teoria lui non sarebbe in grado di conoscere, di gestire. Però chiaramente questo presupporrebbe una sceneggiatura molto complessa. La maniera in cui lui ha scoperto la teoria dei giochi non è quella, in certa misura non è neanche il modo in cui ha ottenuto il riconoscimento, perché lui va dal suo capo a Princeton, lui sfoglia distrattamente un documento che avrà sì e no 15 pagine e dice: questo è uno schiaffo a 150 anni di teorie economiche. Sì, la teoria dei giochi è circa questo, ma di sicuro non lo capisci nel primo paper dove lui sì, cioè dove lui straccia un po' la linea generale di una teoria che, cazzo, 5 persone la capiscono veramente bene sul pianeta e ha generato una letteratura sterminata. C'è poi un altro problema, che non so se scrivere ad una... è il problema della sua malattia mentale. Non so se ascrivere questo problema a un problema del film o semplicemente al fatto che chi ha studiato la vita di Nash, probabilmente sulla biografia di, non mi ricordo chi è la scrittrice che ha scritto una sua biografia. Sì, com'è che si chiama? Non il mago dei numeri, però una cosa... Sì, una cosa del genere... Sì, bruttina. È abbastanza brutta, ma l'autrice congettura che uno dei trigger più forti per Nash per cadere in una forma gravissima di schizofrenia fu il fatto di vedersi soffiare un teorema da un altro matematico, tra l'altro un matematico italiano, sì, De Giorgi, che lavorava nello stesso campo di Nash e avendo, in un certo senso, vedi, se si facesse un film su questo fatto da solo, questo sarebbe una versione matematica dei teologi di Borges, perché Nash era una persona estremamente interessata a vedersi riconoscere la sua fama, le sue capacità, tanto è vero che lui cerca per tutto il tempo in cui è in grado di vincere una medaglia Fields, poi degli altri premi, degli altri grant, insomma voleva essere sul palcoscenico e raccontarsi e raccontare la sua matematica perché sapeva di essere bravo. Dall'altro lato, De Giorgi è un matematico di vecchia scuola italiana a cui non frega niente del palcoscenico, lui vuole solo fare la sua matematica in pace, dimostra cose fortissime e questo suo lavoro viene accettato su una rivista totalmente sconosciuta, ma un allievo, uno studente di Nash lo scopre e dice: guarda che c'è un tizio che ha dimostrato la cosa con cui tu combattevi da tot. E il Nash perde la testa a questo punto, perché si vede soffiare una possibilità di vedersi riconosciuta fama in peritura, che poi avrà comunque, per altri motivi, in altri modi, certo, con il premio Nobel, che è questo contentino a una carriera. Contentino. Però capisci, cioè io adesso ho schiacciato un ritratto di Nash più fedele alla realtà, molto diverso da quello in A Beautiful Mind, forse anche diverso dal libro che io non ho letto, nel senso che
ho queste informazioni per il fatto di frequentare altri matematici. Ma forse rispetto a è quello che hai difficile. detto tu, dico, è un'ottima. A livello cinematografico funzionerebbe bene perché è uno scontro tra cervelli, tra personalità diverse. Ma vedi, E sì. mi viene in mente un film, è venuto in mente adesso, un film TV con Andy Serkis che si chiama Il mio amico Einstein, che è veramente una delle poche cose semidecenti che ho visto a livello di film sulla scienza, mettiamola così, perché è molto bella, fa la storia in parallelo di Einstein e di Eddington. Sì. Sviluppa bene entrambi i personaggi completamente diversi, proprio due persone opposte, che solo alla fine del film si stringono la mano quando l'esperimento dell'uno ha corroborato la teoria dell'altro. C'è lo sfondo storico che è preciso, anche questa lotta tra Inghilterra e Germania a livello accademico. E alcuni pezzi della relatività sono spiegati bene, anche proprio con delle immagini efficaci. Mi ricordo, io ero ragazzino, quando l'ho visto, mi feci un'idea semidecente, poi studiai da solo più là con gli anni, e quello è veramente un film carino. Ecco, una cosa del genere in cui c'è uno scontro di intelligenze, e in più ti fa anche vedere bene che cos'è l'ambiente accademico. Cioè, se una persona, quando manca un riconoscimento, può diventare schizofrenico, beh, direi che, insomma, è interessante, no? Vuol dire qualcosa anche sulla pressione all'interno dell'accademia. C'è questa cosa leggermente in A Beautiful Mind all'inizio, però poi non è sviluppata, anche perché poi si finisce subito come in The Imitation Game, anche un po' pigreco, nel luogo Sì. comune del matematico con l'Asperger che guarda una tabella di numeri, li connette, fa una cosa È e dice: molto Ok, esatto, sì. ho risolto il mondo, È oppure molto i più nazisti complicato stanno di qua. così, sì. Cioè, Esatto, capito? è molto più Ecco. complicato di così, nel C'è senso quella scena che dove lui dice, no, guarda i numeri, John Nash, Russell Crowe, e dice, si gira, datemi una mappa, perché lui ha trovato la mappatura di tutto, è dopo aver chiaro, visto sì. una Io mi matrice di non ricordo. so Visto che adesso dobbiamo parlare proprio del trash più trash, qualcosa che non hai menzionato, tecnicamente non è un film, ma una serie, è Numbers. Ah, Numbers è sì, esatto. imbarazzante, ma Sì, perché è sì, sì, sì. imbarazzante? Perché è proprio questa massa di cliché su cosa secondo Hollywood è un matematico. Io mi ricordo questa conversazione, me la ricordo a braccio, ma la conversazione che c'è tra il matematico, il fratello del poliziotto protagonista e un altro poliziotto, in cui il matematico irrompe si perde in un pensiero e poi irrompe in questa frase, è come il pigreco. Ma No, le cosa? parole sono, è come il pigreco, e il poliziotto fa, ma cioè? E lui dice, sì, il pi greco, il numero che collega il diametro alla circonferenza di ogni cerchio possibile. E il poliziotto fa, sì, so cos'è il pi greco, ma in quale modo questo ci porterà a trovare l'assassino? Ti giuro, la risposta del matematico è, non lo so. Cioè, capì? Ci siete? Amici? Aspetta che mi sono perso un pezzo. Sì, io ci sono, ti ho sentito tutto, è Dario che è sparito. Sì, Ah, sono ok. sparito io, ma non c'è problema. Comunque sì, Numbers, tra l'altro io mi ricordo dei pezzi in cui loro per scoprire l'assassino, allora a un certo punto misurano la profondità delle impronte nel terreno per riuscire a capire, cioè tutto un meccanismo strano che tu dici, ma ti rendi conto che in linea di principio si potrebbe poter fare con la matematica questa roba, in linea di principio, solo che devi sviluppare non so quanta teoria per fare una cosa che potresti fare facendo un cazzo di test del DNA e basta, capito? Cioè, ma Sì, sei pazzo certo. completamente, c'è una Sì, cosa che sì, non sì. ha. E comunque adesso non si può fare, cioè, in linea di principio sì, però quindi, boh, per cui è chiaro che facciamo delle concessioni alla finzione perché è divertente, per carità. Però ecco, ripeto. Mi sa che tutte queste cose contribuiscono a dare l'idea della matematica come qualcosa che appartiene agli Asperger in qualche maniera e che non così ai talete che cadono nel tombino
perché guardano il cielo e non guardano per Sì, terra, no? beh, se vuoi la critica generale è che i matematici sono di due tipi, o sono complottisti alla ricerca della chiave di volta su cui la cabala è costruita, oppure sono degli svampiti che non sanno lacciarsi le scarpe. Ma cioè, c'è di più nella persona, c'è di più nel personaggio, voglio dire, ti faccio un esempio stupido da un altro contesto, quelle cagate di film su Sherlock Holmes con Sì, Aiutami. con coso, Robert Downey Jr. Sì, Sì, perfetto. brutti, Lì brutti quelli. Moriarty è un matematico, ma non è un matematico a caso. Ci sono un sacco di indizi che portano a supporre che quel matematico è una interpretazione, una libera interpretazione di Poincaré. Ah, Per il sì. tipo, per il c'è una scena in cui Sherlock Holmes va da Moriarty e gli chiede di firmargli il suo ultimo libro, ed è un libro di meccanica celeste. E Ah, certo. l'anno di uscita di quel libro è proprio lo stesso anno in cui il trattato di meccanica celeste di Poincaré è uscito e in cui Poincaré ha definito il problema dei tre corpi facendo il meglio che si poteva fare, e adesso ne sappiamo circa uguale a quello che ha detto Poincaré. Quindi capisci, no, non serve tanto. E io, in un film che guardi proprio blockbuster che più non si può, un cameo del genere, un easter egg più che un cameo, perché è una cosa che io capisco, che io so chi è Poincaré, io so che la persona, c'è questa sorta di dialogo senza parole, io so che la persona che ha scritto la sceneggiatura Lo sa. sapeva chi era Poincaré e Sì. sapeva cosa Poincaré ha fatto, e allora ha detto, beh, Moriarty, matematico super geniale, Poincaré, matematico super geniale. Certo. Poi, Quindi abbiamo scoperto che la tesi dei fini Sherlock Holmes è che Poincaré era uno stronzo, la perché tesi di lui. Sherlock Holmes è che Poincaré era un mastermind criminale, ma io non fatico a crederlo, nel senso che Poincaré Assolutamente. era un po' sociopatico, però io ce lo vedo, cioè ci credo totalmente che potesse avere degli interessi. Poi aveva Infatti. del. Poincaré stesso aveva un'idea della matematica, secondo me interessantissima, un'idea della filosofia della matematica interessantissima. Ha avuto una vita interessante, ha segnato proprio una pietra, è una pietra miliare del pensiero scientifico. Si meriterebbe un film, ma allo Assolutamente. stesso tempo non può essere un film non tecnico. Sì. E la sfida, se vuoi, è fare un film che parli bene ai matematici, che non li faccia dire sì, però non è così che funziona, porca puttana. E agli altri riesca a raccontare una storia anche se di giorno fanno i fattorini. È Però difficile, credo che però. l'unica via in questo senso sarebbe una roba surrealista, in cui si Appunto, vedono le cose appunto. muoversi, gli oggetti, l'entità, no, non vedo altre vie. Ma potremmo parlare, non è una cosa da salotto monogatari, ma il surrealismo e la matematica hanno collegamento nettissimo, quindi se vuoi possiamo fare un'altra conversazione su questo tema Una qui. puntata a parte. In particolare c'è un pittore, un artista rumeno, francese, naturalizzato francese, si chiama Victor Brauner, Sì. che era un surrealista, conosceva tutti i principali surrealisti, però non ha avuto tantissima fortuna. E i titoli delle opere sono delle cose, tu le leggi e dici, ma questa persona sapeva la matematica, e tra l'altro matematica assolutamente non banale, perché per esempio ha fatto una serie di dipinti, di oli, credo, fossero oli su tela, che si chiamano L'oggetto che sogna, L'oggetto che sogna 1, L'oggetto che sogna 2, e poi c'è Oggettività e soggettività, delle cose tipo, sto cercando di ricordare,
Vabbè, insomma, è una cosa di cui potremmo parlare. Perché Beh, a me proprio come dici. collegamento viene in mente anche l'Ulipo in letteratura, perché Sì, che l'Ulipo non c'è. è comunque una branca di surrealisti Sì, sì, che hanno sì. introdotto dei metodi matematici combinatori nel fare letteratura. Quindi c'è questo fil rouge, in Sì, effetti è assolutamente. interessante, in effetti è interessante, e vedremo poi il nostro, l'unico film che salviamo di questa carrellata ha qualcosa di surrealista, effettivamente. Comunque, lasciamo perdere il film su Ramanujan, che io neanche mi ricordo e che ha gli stessi difetti degli altri che abbiamo detto, anzi forse Sì, peggiore, è perché è completamente un film anonimo. veramente imbarazzante, anche se lì hanno barato un po', perché quando tu prendi il personaggio di Ramanujan, che è l'unico tra questi personaggi che abbiamo detto, che in effetti potrebbe un pochettino corrispondere allo stereotipo hollywoodiano, perché uno che vede i numeri non sa come, non sa perché li vede sulla lingua della dea Kali, com'era. Sì. In effetti è un tipo abbastanza da, non dico da numbers, però insomma. Quindi lì hanno un po' barato, ci cioè hanno preso apposta un personaggio che era facile ridurre in quella maniera, però fatto sta che fai un intero film su uno che si è occupato di teoria dei numeri e non spieghi le quattro cose interessanti, accessibili che si possono dire su questo campo, i Ma problemi aperti o cose del genere. È un cioè, peccato. il film insiste, se devo dire solo una cosa su questo film, lui insiste abbastanza, lui inteso la sceneggiatura, sul fatto che quando Ramanujan arriva a Cambridge e conosce la matematica occidentale, si trova spiazzato dal fatto che tutti quanti gli dicono che deve studiare e lo costringono a studiare in maniera. Quale pretesto migliore per spiegare un po' cos'è la matematica che Ramanujan ha fatto e che Hardy ha fatto e che tutta la crew di Cambridge ha fatto, che mettere nella sceneggiatura, non dico un'ora e mezza, ma 10 minuti in cui c'è una lezione a cui Ramanujan è costretto ad assistere, in cui gli spiegano la big picture della teoria dei numeri per come era pensata da Hardy negli anni, in quegli anni. Cosa ci voleva? Cosa costava? Prendi un matematico, uno che fa teoria dei numeri, analitica, che sa quelle cose, ti fai spiegare in cosa consiste e lo rendi un po', ci spargi sopra questa polvere magica di Hollywood, che è super americano. E viene fuori una cosa che non renderà il film perfetto perché ha una marea di difetti al di là della matematica, è un film di merda. Ma Certo. almeno chi lo vede dice: cazzo, ci hanno provato, almeno ci hanno provato. Pi greco Certo. ci prova, Quello per che hai esempio. detto tu non è così peregrino, perché a me viene in mente un esempio invece filosofico, che è il Wittgenstein di German, dove c'è una scena in cui Wittgenstein e Russell discutono, e in realtà discutono di una cosa abbastanza tecnica sulle tautologie, e in quella scena, anche se non è super precisa, però rende chiara l'idea della differenza di vedute tra i due, che avevano proprio due mentalità sullo stesso problema quasi opposte. E quindi ecco, fare una roba del genere in cui insomma ti dà l'idea di un problema complesso visto da due prospettive diverse, che poi ti giustifica anche perché Ramanujan va in Inghilterra a morire di polmonite o di quello che è morto. Cioè, nel senso, ci deve essere qualcosa di interessante dietro, Tubercolosi, se no credo, sì. non si muoverebbe da lì, non si muoverebbe dall'India se non ci fosse qualcosa di interessante da fare. Per Non, Sì. e poi io Io. direi chiuderei con cioè chiuderei la parte negativa con Will Hunting, che non è un biopic, è un film che in realtà non vuole realmente parlare di matematica. Anzi, secondo me quel film, non mi ricordo dove, Simone mi pare che mi aveva mandato uno screen di una persona che diceva in un gruppo che Will Hunting l'aveva fatta appassionare alla matematica. Chiaramente questa persona non ha in realtà studiato matematica, questo era evidente, e il che mi fa un po' stranire, perché Will Hunting è un film proprio antimatematico, cioè il messaggio del film è che lui invece di perdere tempo a studiare questa roba,
è meglio se va a inseguire la figa. Messaggio che sia chiaro, è assolutamente condivisibile, nessuno sta dicendo Sì, che. ma assolutamente. Però capisci che non Il è mio proprio un punto di messaggio. matematico sessualmente attivo è che puoi avere entrambe le cose, perché inventarsi di Certo. una, perché? Scusami. Certo. Però lì c'è anche un discorso, sai, lui lo fa per il suo benessere psicologico, perché segue il consiglio del terapeuta. Quindi non è un film che ti sta facendo veramente appassionare, anzi, in Will Hunting l'essere bravo in matematica è una dannazione per lui. Quindi boh, non ha questo messaggio positivo. Per quanto riguarda poi la matematica che c'è nel film, se non sbaglio, io non li vedo da tanto tempo, però è teoria dei grafi. Il problema che lui risolve è un problema di teoria dei grafi. Che però non so se è un problema realmente irrisolvibile oppure si sono inventati, cioè si sono, hanno preso una cosa a caso lì per lì, c'è stato un minimo di ricerca dietro, non saprei. Non riesco a ricordarmelo, probabilmente c'è sicuramente qualcuno che ci ha pensato. Un capitolo a parte, capitolo, un paragrafo a parte meriterebbe la discussione di quanto sono vere le lavagne sullo Sì. sfondo di film che parla, perché ci sono degli easter egg completamente inaspettati. Da una parte in A Beautiful Mind c'è la scena in cui lui fa lezione, si vede che questo l'ho studiato, gli altri no. C'è la scena in cui fa lezione perché io da matematico chiaramente ho stoppato il fotogramma dove lui scrive il problema impossibile Ovviamente. per la classe. Il problema impossibile per la classe è in integrale, cioè è una cosa che al Sì, secondo me lo anno sai ricordo. fare e lui dice nessuno di voi, alcuni di voi ci metteranno anni a risolvere questo problema e altri non ci riusciranno mai. Ma viva Dio, figlio mio, se non mi spieghi l'analisi è chiaro, un integrale in tre dimensioni è una cosa impossibile se uno manco sa contare. Capisco che la didattica negli anni 50 fosse una cosa completamente diversa, per cui tu studiavi da solo, poi andavi a fare l'esame, il professore ti bocciava se gli stavi sul culo, ma Complesso. quel problema lì è una cosa che uno studentello di secondo anno di matematica, ma anche un ingegnere ti sa risolvere, capisci? Persino un ingegnere, pensa, cioè, Addirittura, quindi. infatti, invece, Quindi. per contro, ci sono due easter egg matematici belli in Rick e Morty, Ah beh, ovviamente. così come in Futurama ce ne sono tantissimi, ma lì Sì. sarebbe veramente da fare una puntata. In Rick e Morty c'è un diagramma di stringas che dice le identità di aggiunzione. So che sto facendo gibberish per chiunque se non per te, ma ci sono i funtori aggiunti in Rick e Morty, nascosti, ma Sì. ci sono. E poi in un'altra puntata c'è la costruzione di un isomorfismo tra due insiemi, tra i Rick e Morti di due mondi paralleli. Ah, Che tu lo vedi e dici, cazzo, ci hanno provato. Neanche ci hanno provato, sono andati da un matematico, gli hanno chiesto, mettimi qui un qualcosa di figo che sia vero. sì. Quindi, vedi, non ci vuole tanto. Assolutamente. Ma Però è insomma. sempre lo stesso discorso, cioè l'idea che si vuole dare è di una roba complicata, quindi scrivi un integrale triplo sulla lavagna e la gente si spaventa, Infatti, c'è cioè, e simboli invece è esame di strani, analisi 2, cioè nel senso. esatto, simboli strani con pedici apici uguale cosa complicata. No, Sì, è così che non è funziona la detto. matematica. Non è detto. Sappiamo che l'ultimo teorema di Fermat è molto facile da enunciare. E intuitivamente lo potrebbero capire tutti, e la dimostrazione no. Quindi, come si vede, non c'è una correlazione necessaria tra simbolismo Certo. complesso e complessità. Della prova, E certo. invece, Carini, visto che abbiamo parlato di teoria dei grafi, in Will Hunting, un tizio che si è occupato abbastanza di teoria dei grafi, un tizio qualunque, insomma, un certo Paul Erdős, carino il documentario An Is a Number, perché è un docu molto. Molto secco, molto televisivo, e prova anche a spiegare delle cose, perché spiega la Ramsey Theory, quindi Sì, spiega un certo. po' di combinatoria, spiega, se non sbaglio, anche il teorema di Chebyshev, che non mi ricordo mai come si pronuncia, e quindi ti spiega qualche risultato di teoria di numeri sui numeri primi,
Ed è una cosa molto carina perché c'è un bel mix tra il personaggio bizzarro, perché lui era un personaggio bizzarro, c'è anche una certa attenzione al suo lessico strano, no? Ma infatti lì non hai dovuto sceneggiare niente, lo facevi parlare Esatto. e intratteneva, perché era un... Intratteneva lui, certo. Sì, infatti è un documentario intervista con lui, non c'è nessuna... Sì. Però è interessante il fatto che provino a spiegare delle cose. E ci riescono anche abbastanza bene e lo fanno visivamente anche quando fanno, io mi ricordo il pezzo della Ramsey Theory, no? Fanno, Sì, ci mettono certo. tutti i punti, le linee, fanno è un modo interessante di spiegare qualcosa senza annoiare lo spettatore, in più dicendo anche delle cose vere e presentando anche uno spaccato storico, perché comunque questo matematico ungherese un po' bislacco che viveva in maniera molto da Sì. eremita, che ha avuto un'infanzia particolare, quindi in realtà tu prendi proprio uno spaccato del Novecento. A questo Infatti, infatti. proposito mi viene in mente un libro straordinario di Ulam, di Stanislav Ulam, che è Sì, l'ho Avventure di un matematico, mi letto pare si intitola, anch'io, sì. che è proprio un libro è perfetto perché non lo so, spiega il Novecento in qualche maniera, non so quanto volontariamente. Però è veramente uno Infatti, spaccato infatti. storico interessante, un romanzo storico ed è della storia della sua vita, perché lui ha, insomma, Sì, infatti una vita la interessante. forza di quel libro, ma anche di Erdős, che questo invece l'ho letto. Così come quello di Ulam, è il fatto che, come hai detto tu, inavvertitamente, con la scusa di raccontarti il personaggio, ti raccontano anche la storia del Novecento, e specie quello di Ulam è scritto bene, secondo me, Sì. perché ti porta proprio in questa Polonia degli anni 30, dove ti immagini proprio le sere fumose a Varsavia, dove Ulam e gli altri, dopo il lavoro, si trovano a bere al bar e hanno il quaderno blu degli appunti polacchi dove gettano le basi della matematica e faranno poi. Poi il fatto stesso che Sì. Ulam fosse così poliedrico in quanta matematica ha fatto, in quanti posti diversi l'abbia fatto, il fatto che vabbè, fosse connesso alla crema della matematica del Novecento. Mi viene da pensare von Neumann, mi viene da pensare Altro tanti personaggio altri. su cui sarebbe carino fare un film, von Neumann, perché Sì, pazzo, cioè lui assolutamente. proprio è nel Novecento, anche, insomma, ha anche avuto a che fare con episodi storici importanti, Sì, quindi insomma, assolutamente. personaggio anche bislacco di suo, è un po' estremo anche nelle idee politiche, insomma. Però sì, il libro di Ulam, così come il docu di Erdős, hanno il pregio di spiegare un po' di storia. Fare un po' di psicologia di un personaggio particolare e spiegare anche un po' di matematica, perché anche Ulam ne spiega parecchia, è abbastanza bene. Quindi, però, il film migliore sulla matematica rimane il nostro amato Paperino nel mondo della matematica. Paperino nel Assolutamente. mondo della matematica, che è l'unico che ha capito come bisogna spiegare la matematica, e cioè. Non c'è un minimo di storia in un certo senso. Cioè, Paperino entra subito nel mondo della matematica, non c'è un antefatto. Cioè, inizia proprio con lui che entra dal portone, entra in questo mondo che, tra l'altro, tra parentesi, in alcuni pezzi sembra che Paperino sia un platonista, prende in mano il rettangolo aureo, no? Ci si mette dentro. Il mondo in cui cammina sembra un po' l'iperuranio, in cui sono gli oggetti matematici. E poi c'è questa frase stupenda del narratore verso la fine, che la forma delle cose si scopre prima nella mente, che invece è una roba che sembra più intuizionista, per cui abbiamo nominato due posizioni differenti su dove siano e se esistano o meno gli enti della matematica. È un discorso ampio. Però lì la cosa interessante è che c'è un lato didattico che è efficace perché le figure si muovono, le formule si muovono, ti fanno vedere anche esempi sia astratti sia concreti, quindi immagini dal vero di fiori o di piante, qualcosa che rispetta la sezione aurea. Poi in realtà, diciamo, la prima parte sulla sezione aurea è abbastanza scontata, poi invece le parti successive sono più interessanti. La butta molto sulla visualizzazione geometrica.
Questo per esempio a me fa storcere un po' il naso, però a livello visivo è troppo cioè l'idea migliore, non c'è poco da fare. E c'ha Ovviamente, sì. queste animazioni un po' alla Reutemann, alla Fischinger, che sono registi che hanno fatto del cinema astratto e che hanno collaborato anche con la Disney, tipo in fantasia, e non è un caso, ci sono queste animazioni totalmente astratte in cui però, cavolo, tu afferri il concetto, ti sembra di stare in un mondo alternativo, questa specie di mondo a parte. Anche solo il fatto di fare entrare Paperino in un mondo apposito è un'idea che è più simile a quella che dicevamo noi all'inizio sulla matematica, il cinema come mondi possibili Sì. rispetto a tutti gli altri. Tra l'altro, poi con un personaggio come Paperino che di matematica non sa nulla. Forse, Certo. guarda, è il modo migliore, invece di parlare di un matematico, parli di uno che non ne sa nulla. Però il resto del film parla di matematica, quindi Sì, certo. in realtà è molto. E poi c'è la scena dei pitagorici che fanno una jam session, e vabbè, quello va, Sì, non so, vale 3.000 film. ovviamente. Ma infatti ci siamo tenuti in fondo la cinematografia di qualità. No, ma sai cos'è? C'è una scena in cui ti ho pensato, Fosco, perché c'è questa scena in cui. Il narratore sta facendo vedere a Paperino come funziona il biliardo a livello matematico. Me lo ricordo, e pensa, E io l'ho visto questo film, non l'ho riguardato, ma l'ho visto una cosa come 25 anni fa, mi ricordo ancora la scena del biliardo. ma guarda, è molto bella, ma c'è un pezzo in cui lui dice a Paperino adesso prova a farlo e Paperino sbaglia e dice fai una cosa, libera la tua mente. La macchina da presa entra nella mente di Paperino e la mente di Paperino è piena di preconcetti, sono fogli con scritto preconcetti, fogli con scritto ragionamenti fumosi, fogli con scritto e entra la matematica e si ripulisce tutto. Cioè, capisci? È un'immagine stupenda, la matematica come pensiero igienico, che è una cosa che tu dici spesso. È E quando un'immagine, l'ho visto ho detto wow. ma secondo te il fatto che io faccia il matematico discende da Willanting o Dalla da visione di Paperino, cioè, Paperino nel sì. mondo della matematica? Scusami, sono Ovviamente. due personaggi di calibro incomparabile. Cioè, voglio dire, Paperino, Matt Damon, non, cioè, non ne parliamo No, nemmeno. ma infatti, vince tutta la linea.